Le fonti Instant Focus, sempre sulle fonti TV, un approfondimento che sarà composto da più parti. Inizieremo a parlare di quanto sta accadendo ancora in Ucraina con gli ultimi aggiornamenti e soprattutto riprendendo anche le parole del premier ucraino Zelensky ieri collegato con il Parlamento italiano. Però non parleremo solo di questo, parleremo anche di ciò che ha detto Draghi poco fa, sempre in Parlamento, sull'energia serve una risposta dell'Unione Europea. Eccolo qui, Pechino sostenga la pace. Quindi Draghi che ha fatto un discorso sia sul fronte, diciamo così, di accordi geopolitici e anche con la pedina mancante, io la definisco sempre un po' così, della Cina che in qualche modo deve prendere più posizione rispetto alle trattative di pace per far sì che la guerra appunto termini, e poi l'energia per calmierare i prezzi, per dare aiuti alle imprese, alle famiglie che in questo momento non riescono a sostenere le spese, però aiuti che devono arrivare in accordo con gli stati membri dell'Unione Europea, ma peraltro è arrivato il via libera proprio nelle scorse ore da parte della Commissione Europea. E poi così questi ragionamenti ci porteranno un po' a valutare come guardare al futuro a livello di previsioni economiche per il nostro paese che si sta dividendo ancora oggi tra la guerra, che non si sa quando finirà, speriamo presto, ma insomma non ci è dato sapere, e il Covid. Allora ricordiamo che il 31 marzo, quindi settimana prossima, terminerà lo stato di emergenza, ma ci sono ancora dati importanti che riguardano proprio i contagi di Covid, quindi una situazione che ancora sicuramente non è lontana dall'essere risolta. Allora, io saluto intanto Marco Girardo, caporedattore economia per Avvenire. Grazie Marco per essere con noi, ben trovato. Grazie a voi, bentrovati, grazie. Allora Marco, se sei d'accordo, io partirei proprio dagli ultimi aggiornamenti sulle tensioni Russia-Ucraina, guerra Russia-Ucraina, e farei riascoltare un paio di passaggi del discorso che ieri ha fatto il premier ucraino Zelensky collegato con il Parlamento italiano e la risposta di Draghi, un breve estratto che ci riporta un po' sui punti fondamentali che lui ha tenuto a sottolineare. Guardiamo insieme questo video e poi ripartiamo da qui. Egregi signori Presidenti delle Camere, egregio signor Primo Ministro Draghi, signore e signori senatori, deputati, caro popolo italiano, oggi ho parlato con la sua santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti. Capisco che voi desiderate la pace, capisco che dovete difendervi, i militari difendono e le persone civili difendono la propria patria, ognuno la difende. E ho risposto, il nostro popolo è diventato l'esercito. L'esercito quando ha visto che male porta con sé il nemico, quanta devastazione lascia dopo di sé e quanto spargimento di sangue vuole vedere. Una settimana fa ho parlato durante un incontro a Firenze in una decina di città europee. Ho chiesto a tutti gli italiani e tutti gli europei di ricordare il numero 79. 79 erano i bambini uccisi in quel momento in Ucraina, adesso sono 117, ancora altri 38 bambini in questi giorni. Questo è il prezzo della procrastinazione con la pressione sulla Russia di far fermare questa guerra. Sono migliaia di feriti, decine di migliaia delle famiglie distrutte, centinaia di migliaia delle vite distrutte, il loro futuro, milioni di case abbandonate, e tutto questo è iniziato da una persona. Nel quartiere, delle città, seppelliscono i morti nelle fosse comuni, nei parchi, e questo succede nel 2022 e noi sappiamo che ogni giorno di guerra porterà altre vite dei nostri bambini. 117 non è il numero finale perché l'invasione russa sta distruggendo le famiglie e le vite dei nostri cittadini. La guerra continua, i missili russi, l'aviazione, l'artiglieria non smettono di uccidere. Le città ucraine vengono distrutte, alcune sono distrutte
parte del tutto, come Mariupol, sulla costa di Mar d'Azov, dove c'erano circa mezzo milione di persone, come nella vostra città di Genova, e io ci sono stato, e poi a Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate una Genova completamente bruciata dopo tre settimane di un intero assedio, di bombardamenti, di spari che non smettono neanche un minuto. Immaginate la vostra Genova, dalla quale scappano le persone a piedi, con le macchine, con i pullman, per arrivare laddove è più sicuro. A nome del governo e mio personale, voglio ringraziare il presidente Zelensky per la sua straordinaria testimonianza. Dall'inizio della guerra l'Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione, il patriottismo del presidente Zelensky e dei cittadini ucraini. Il vostro popolo è diventato il vostro esercito, lei ha detto. L'arroganza del governo russo si è scontrata con la dignità di questo popolo, il popolo ucraino, che frena le mire espansionistiche di Mosca, impone costi altissimi all'esercito invasore. La resistenza di Mariupol, Kharkiv, Odessa e di tutti i luoghi su cui si abbatte la ferocia del presidente Putin è eroica. Allora, applausi, standing ovation ieri in Parlamento, come era ovvio che fosse, arroganza versus eroicità, per così dire, no? La resistenza dell'Ucraina in questo momento che è stata sottolineata da Mario Draghi. Allora Marco, ti chiedo un tuo commento. Naturalmente probabilmente all'inizio di questo conflitto si pensava che potesse durare meno, però mancano un po' di pedine all'appello, tra cui la Cina, no? Che ancora non ha preso posizione, quindi il conflitto sta proseguendo, l'Ucraina sta resistendo, però è chiaro che con l'eroicità non si va da nessuna parte, lo dico in modo brutale, ma per capire un po' cosa aspettarsi in questo momento. Insomma, però è stato importante questo, questo collegamento di Zelensky con il nostro paese. È stato importante, ha fatto seguito ad altri interventi che sono stati fatti ad altre assemblee parlamentari in Europa e non solo in Europa, ricordiamo insomma il precedente intervento al Parlamento in Israele, quello alla Camera americana, cioè, è stato diciamo uno degli interventi fatti presso i cosiddetti paesi occidentali e molti osservatori hanno anche notato come diciamo nella strategia comunicativa di Zelensky ci sia la capacità di calibrare gli interventi rispetto agli interlocutori che si trova davanti, perché ieri insomma si trova davanti uno dei parlamenti a livello europeo per la sua composizione, non dimentichiamoci che parlava i parlamentari italiani che avevano una maggioranza di posizioni che non esprimevano una totalità di supporto all'Ucraina, ma ci sono dentro il nostro Parlamento anche molte posizioni storicamente per diverse ragioni che adesso non andiamo ad analizzare, ma molto vicine, che erano state molto vicine alla Russia del presidente Vladimir Putin, per cui a differenza di altri suoi interventi Zelensky ieri non ha nominato per esempio la no-fly zone, non ha nominato nemmeno il supporto all'invio di armi da parte dell'Italia direttamente, ha soprattutto fatto leva sulla presentazione di una situazione drammatica che sta vivendo il suo paese e sul supporto umanitario e per l'aiuto che si potrà e si dovrà dare per i profughi che l'ONU calcola in quasi 10 milioni complessivamente che arriveranno, certo, la metà dei quali arriverà in Europa. È stato più, diciamo, forse nei toni netto e duro da falco, come si usa dire il presidente del Consiglio Draghi nel definire proprio una scelta strategica e politica dell'Italia, il supporto alla resistenza ucraina anche con l'invio di armi.
Assolutamente, poi peraltro Draghi, altri passaggi importanti, vabbè, al di là di quello che Zelensky ha detto e che ci ha toccato un po' tutti, ci ha messo a confronto, no? Ha detto pensate a una vostra Genova è bruciata con persone che scappano, è quello che sta succedendo a Mariupol. Insomma, ha fatto bene a dirlo, ma le immagini sono sotto i nostri occhi, fortunatamente abbiamo la possibilità ancora di vederle. E poi ha fatto anche riferimento ai tanti bambini che sono rimasti uccisi, sono 117 almeno mentre parlava ieri, ma purtroppo poi il bilancio sappiamo che si aggrava di ora in ora in generale. Dicevo, un altro passaggio importante è quello che Draghi ha fatto rispetto all'Unione Europea, cioè eroica resistenza dell'Ucraina, quello che dicevamo poco fa, vi vogliamo nell'Unione Europea, perché appunto il paese difende anche la nostra libertà e la nostra sicurezza. Questo evidentemente è un dibattito che pensi potrebbe aprirsi una volta terminata questa fase, diciamo, drammatica. Beh, è stato da questo punto di vista molto netto e molto coraggioso, Sì, detto il sì. Presidente del Consiglio, perché finora nessuno dei leader occidentali, a parte von der Leyen, che qualche settimana fa, una settimana fa, aveva esplicitamente messo nell'agenda attuale della politica comune estera, in questo caso europea, l'avvio delle procedure secondo, insomma, i parametri che poi vengono rispettati anche per tanti altri paesi, ma era un atto simbolico il definire l'importanza dell'adesione possibile dell'Ucraina, dell'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Draghi è stato il primo, Macron non l'ha detto, altri leader non l'hanno detto esplicitamente, per cui il valore simbolico di queste parole in questo momento è stato molto rilevante e anche molto forte sul piano, insomma, globale delle diplomazie, per cui questo a Draghi va effettivamente riconosciuto. Poi quanto si possa trovare, lo vedremo già magari indicativamente nel Consiglio Europeo di giovedì e venerdì, una corsia in qualche modo accelerata che almeno sul piano della disponibilità simbolica ad accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea ci possa essere, questo è tutto da vedere. Però l'importante Assolutamente. forse era affermarlo in questo momento in maniera così netta. Rimaniamo anche sulla domanda che facevi all'inizio del ruolo della Cina, che sarà Sì, determinante, no? certamente. E Che è credo quello, che sia. scusami Marco, che è quello che ha ribadito, guardate qua, appunto lo dicevamo poco fa, Draghi questa mattina nell'informativa alla Camera, che ha anticipato, insomma, che anticipa il Consiglio europeo di domani e venerdì. Pechino sostenga la pace, insomma, perché va bene una posizione neutrale, ma fino a un certo punto. Ecco, Marco, a te. Effettivamente questo, diciamo, anche qui molti osservatori lo stanno sottolineando da diversi punti di vista, la Cina si trova in una situazione delicata perché ha tutto da perdere in un sostegno esplicito e fino in fondo alla Russia, con la Russia c'è un legame molto stretto, ma rappresenta dal punto di vista degli scambi commerciali e della, insomma, attività economica solo una parte molto ridotta della grande crescita della Cina degli ultimi anni, quantificabile in un 2%, più o meno così. Anche se dovesse comprare tutto il gas invenduto russo, il petrolio russo, dovesse entrare in un'eventuale partecipazione di rigore azionario nei colossi russi, ha molto più da perdere. E qualora ci fosse un isolamento della stessa Cina sullo scacchiere internazionale commerciale, nel quale faticosamente si è entrata anche in uno scontro con gli Stati Uniti all'interno della WTO e via dicendo. Quindi credo che sia importante il suo ruolo nella misura in cui riuscirà esplicitamente a non rinnegare la sua relazione politica con Putin e con la Russia, ma sotto lavorando a livello diplomatico nascosto, a livello più sotterraneo, effettivamente per una strategia più anche in linea con il resto del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, per non perdere il grande bisogno che la Cina stessa ha di essere inserita nella rete di scambi commerciali globali, nella rete economica globale. Certo. Ricordo una famosa frase di Xi Jinping che riporta spesso Giulio Tremonti quando racconta del suo incontro quando Xi era il presidente all'epoca del Partito Comunista, non ancora il presidente cinese. Diceva che noi abbiamo bisogno di diventare ricchi prima di diventare troppo vecchi per il grande problema Sì. diciamo, demografico cinese. In questo la Cina non può continuare a mantenere questi tassi di crescita senza essere inserita pienamente
nel livello degli scambi globali, per cui ha tutto da perdere in realtà a isolarsi e autoisolarsi, e questo potrebbe essere una leva perché abbia una parte più attiva nella... Ecco, sì, assolutamente. E poi vabbè, Draghi ha appunto detto fondamentale che l'Unione Europea sia compatta nel mantenere spazi di dialogo con Pechino affinché proprio si astenga da un supporto a Mosca, che è quello che dicevamo. Nell'informativa di questa mattina, così altro titolo, Marco, lo accennavamo poco fa, caro Energia, aiuti di Stato e imprese, è arrivato il via libera dell'Unione Europea. Dicevo, nell'informativa di stamattina il Presidente del Consiglio ha parlato anche di questo, cioè il Consiglio europeo, che appunto ricordiamo sarà domani e dopodomani, si confronterà proprio anche sul tema dell'aumento dei prezzi dell'energia, ancora molto alti rispetto ai livelli storici, più di 5 volte rispetto a un anno fa, e sono numeri che, oltre ad aver sentito più volte in questo periodo, li abbiamo anche visti proprio concretamente nelle bollette. Fatto sta che appunto è arrivato il via libera della Commissione europea nell'ambito del nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato per appunto aiutare le imprese. Quindi verranno stanziati aiuti per un totale del 30% dell'aumento fino a un massimo di 2 milioni di euro. Verrà presentato oggi, poi avremo naturalmente più dettagli. Draghi l'ha detto, insomma, è un tema che bisogna risolvere in modo complessivo a livello europeo, appunto per evitare poi di incorrere in altri ostacoli, no? E questo è fondamentale in questo momento, se dobbiamo guardare al futuro economico del nostro paese, non solo, Marco. Eh sì, qui si sta agendo ovviamente in maniera temporanea con delle misure che ci facciano reggere lo shock temporaneamente. In questo il miliardo che viene stanziato per tagliare le accise sui carburanti, che sommando anche diciamo l'IVA che non verrà versata, comporta questo sgravio di circa 30 centesimi a litro, ma che durerà 30-40 giorni, non di più, quindi è un sollievo temporaneo, ma sicuramente servirà. Arriveranno gli aiuti di Stato fino a 400.000 euro ad azienda, come è stato appunto oggi adottato, sempre in un quadro temporaneo di crisi, per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità, in questo caso è prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, e questo è anche un elemento positivo. Però se si ragiona sul medio termine, si deve pensare all'ipotesi che ci sia una dipendenza ridotta fortemente, se non completamente annullata, dal gas e dal petrolio russo, qui si ragiona in uno termini di 3-5 anni, e da questo punto di vista il Consiglio di giovedì e venerdì dovrebbe quantomeno verificare l'ipotesi di mettere in comune non solo parte dello stoccaggio del gas. Questo è un grosso problema, e su questo l'Italia è indietro, perché non abbiamo rigassificatori sufficienti per trasformare il gas liquido in gas normale, come per esempio la Spagna, che ne ha addirittura 6, perché in questi anni da questo punto di vista si è portata molto avanti, e dall'altro lato anche sugli acquisti comuni, oltre che sullo stoccaggio. Quindi il problema nel medio termine non può essere risolto a livello di singoli paesi, ma deve essere risolto in maniera concertata. Sarà un grande banco di prova questo, insieme a quello del tentativo di definire una difesa comune, per la capacità dell'Unione Europea di superare questo, che è uno shock che può essere temporaneo ma potrebbe diventare strutturale qualora non si trovassero queste misure comuni. Assolutamente sì. Un'ultima battuta rispetto a quelle che in questo momento sono le previsioni economiche per il nostro paese, che si sta dividendo, come dicevamo in apertura, tra Covid ancora che è presente, e non è che se parliamo più di guerra vuol dire che il Covid non c'è più, come ironicamente si dice, no? C'è sempre, basta guardare comunque i bollettini quotidiani, anche se poi tutto è un po' più sotto controllo. Abbiamo preso le misure rispetto a questa emergenza. Intanto titolo ultimo, grazie regia, dicevo Covid che è sempre presente e guerra. Christine Lagarde ha detto non è ancora il momento di parlare di stagflazione, cioè una bassa ripresa o nulla, però di fatto, Marco, la ripresa è penalizzata da tutto questo, non possiamo voltare la pagina, scusami, la faccia dall'altra parte. Sì, cioè non viene nominata esplicitamente, almeno da Lagarde, però circola questa parola, sono stagflazione, quindi un periodo di stagnazione accompagnato da alta inflazione. Questo significa che poi a pagare questa situazione ovviamente sono sempre le persone con un reddito disponibile più basso, perché aumenta, certo, il costo delle
dei prezzi, soprattutto di quelli ad alta frequenza, e diminuisce il potere d'acquisto. Quindi è un problema grosso perché poi indebolisce la domanda e quindi poi indebolisce anche l'attività produttiva. Detto questo, mi sembra che, diciamo, una soluzione possibile sia in una supplenza degli stati, rispetto al lavoro fatto finora dalla BCE. Cioè, la BCE adesso si è data come compito quello di governare l'aumento dell'inflazione, e lo farà, se non in Europa con la leva di tassi, comunque con la diminuzione degli acquisti straordinari di titoli, no? I famosi piani di acquisti pandemici, insomma, di cui abbiamo parlato molto in questi anni. E questo è stato già messo in agenda, ci sarà una diminuzione fino a un annullamento. Dall'altro lato, però, per sostenere una ripresa che in Italia era vista al 4,7%, poi la prossima settimana ci sarà il documento di aggiornamento, il DEF sulla nostra manovra, il documento di aggiornamento di economia e finanza, sarà portata probabilmente al 3%, ma potrebbe essere una stima mo molto ottimistica anche questo, perché c'è la variabile della guerra. Detto questo, però, se la BCE è impegnata nel contrasto dell'inflazione, dall'altro si dovrà liberare in qualche modo la responsabilità degli stati di favorire la crescita, e lo si può fare sostanzialmente in due modi: reperendo delle risorse con una maggior tassazione, oppure con una maggiore spesa dall'altro lato. Noi abbiamo il vincolo di un rapporto debito-PIL che ci impedisce di avere grande spazio fiscale, quindi probabilmente dovremo selezionare meglio la spesa per liberare risorse per fronteggiare l'emergenza e sostenere la ripresa. Questo credo che sia, in un tandem tra banca centrale e stati nazionali, il mix giusto di interventi per poter reggere uno scenario che non diventi pienamente di stagflazione. D'accordo, Marco Girardo, grazie, caporedattore Economia Avvenire, ti seguiamo naturalmente sul giornale, ma ci sentiamo presto anche qui, grazie mille per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, alla prossima.